Vengo oggi in quest'Aula per portare a conoscenza al Senato di quanto accaduto lunedì scorso a Chiomonte. Un esercito di delinquenti, perché 200 persone dal mio punto di vista si possono definire un esercito, ha attaccato il cantiere dell'alta velocità. Hanno accatastato materiale infiammabile nei giorni precedenti e, dandogli fuoco, hanno provocato fiamme alte fino a 4 metri. Hanno cercato di sfondare il cancello metallico usando come ariete un grosso tronco d'albero. Hanno sparato razzi di segnalazione nautica e lanciato pietre, petardi e bombe carta contro le forze dell'ordine che da anni ormai presidiano il cantiere. La Digos ha riconosciuto una cinquantina di persone riconducibili al centro sociale a Scatassuna di Torino e al movimento NoTav. Tutto questo ovviamente avviene in concomitanza con quello che è l'evento della valle, ovvero il Festival dell'Alta Felicità, che attira in Valsusa ogni anno, e più precisamente a Benaus, centinaia di anarchici da tutta Europa con la scusa di un festival musicale peraltro non autorizzato da nessuno, ma che in realtà la sua sublimazione nella serie di attacchi allo Stato italiano, nelle figure delle forze dell'ordine che presidano il cantiere. Quanto successo ieri a Rovezzano non so se sia collegato o meno direttamente al movimento NoTav piemontese. Quel che è certo è che la situazione di impunibilità presunta e le dichiarazioni di taluni esponenti politici del PD, tra i quali un ex ministro, che giustificano il violare la legge in nome di chissà quali ideali, fanno ritenere possibile a taluni soggetti atti vandalici a 360 gradi, cosa che ha fatto sì che l'Italia ieri per l'intera mattinata rimanesse divisa in due. Tutto questo è intollerabile. Il Presidente del Consiglio ha garantito che si farà di tutto per prendere i colpevoli e punirli severamente per i disagi cagionati. Questo è un bene. Spero che a questi criminali sia arrivato chiaro il messaggio che non hanno santi in paradiso o angeli custodi in questo governo. Chi rompe paga e i cocci sono suoi e devono pagare caro e salato. Colgo l'occasione per rinnovare la stima, la vicinanza e il sostegno sempre all'operato delle forze dell'ordine, uomini e donne in divisa che con una professionalità incredibile tutelano la sicurezza dei luoghi e la tranquillità delle persone per bene, ma alle quali troppo spesso ci si dimentica di dire grazie.